5 aprile. Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Nessun uomo potrà mai proclamarsi principio di fede per un altro uomo. Principio di fede è la parola del Signore, santamente ascoltata, rettamente vissuta, secondo verità insegnata. San Pietro si ribella a questi uomini che si autoproclamano principio di verità, obbedienza, santità, ascolto per ogni altro uomo. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro, dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a casa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Atti degli Apostoli 4:13-22. Se l'uomo fosse stato costituito da Dio principio di fede per un altro uomo, Cristo Gesù, mai avrebbe potuto predicare. Avrebbe dovuto obbedire a sommi sacerdoti, scribi, farisei, sadducei del tempo, che gli vietavano ogni predicazione, ogni miracolo, ogni intervento di vera profezia in mezzo al suo popolo. Un papa, un vescovo, un presbitero, un teologo possono anche non credere in un'attuale vera profezia del Signore. Non perché essi non credono, altri non possono credere. Loro possono anche non credere, però sono obbligati a operare il discernimento secondo verità. Quanto sto ascoltando è conforme alla fede della Chiesa, alla sana dottrina, al deposito della verità. Questa onestà è richiesta a tutti. La fede nasce da un lungo processo di maturazione e di crescita nella verità già acquisita. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo. E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi. Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Giovanni 7:40-53. Di questi errori se ne fanno molti, non solo nella Chiesa, ma in tutto l'universo religioso. Chi è posto in alto in nessun caso potrà, dovrà bloccare il cammino di Dio nei cuori, nelle menti, nella stessa società. La verità di Dio è al di là di ogni cuore, di ogni mente, di ogni tempo. Essa è prima e dopo ogni uomo. Ogni uomo nasce in un contesto di verità e muore in un altro. Così anche la storia inizia con una verità e finisce con un'altra. Non vi è cambio di verità,
ma approfondimento, illuminazione più grande. Unico e solo principio di verità è lo Spirito Santo, ma lo Spirito è la libertà di Dio, di Cristo, dell'uomo, della storia, di ogni evento. Nessuno potrà mai fermare lo Spirito. Esso è potenza, forza divina che ci schiaccia, ci sommerge, ci supera sempre. E misero e povero, ogni uomo che si autoproclama principio di verità e di fede per gli altri. Tutti siamo principio di fede per gli altri, ma subordinati allo Spirito Santo, in perenne comunione con Lui. Lui parla a noi, noi parliamo agli altri. Se Lui non parla a noi e noi parliamo agli altri, siamo superbi, arroganti, prepotenti, stolti, insipienti, vani. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, ricolmateci di Spirito Santo.